Ciao a tutti ragazzi, scusate l'attesa, ma ho avuto un paio di settimane difficili e quindi, come avrete visto in community, è arrivata una svagonata di alimentatori bruzzi. Un ringraziamento ai miei follower Marco e Alberto che mi hanno mandato questa svagonata di alimentatori. Oggi andiamo a vedere questi due che mi aveva mandato Marco, se non erro. Qui c'è un fenomenale Alpietecnologie. E l'altro ci sono sui tartufi del signor Maggi. Bravo Maggi, bravo signor Maggi. Un minuto per il nostro sponsor e andiamo. Il nostro sponsor di oggi, come sempre, è CDK Deals nel sito VIP, dove possiamo trovare key di ogni genere, sia di giochi che di Windows 10, Windows 11, Office, eccetera, eccetera. E con il mio codice sconto FC20 potrete avere uno sconto del 30% sul prezzo finale. Aggiungiamolo al carrello. Andiamo al carrello e quando si fa procedi all'acquisto, inserite il mio codice sconto FC20 e il prezzo verrà ribassato di conseguenza. Oltretutto, il pagamento è possibile farlo anche direttamente tramite PayPal, quindi non avete il problema di stare con pensieri che vi abbiano scammato o cose del genere, anche perché le key arrivano, sono legittime e comunque avete tutte le protezioni acquirenti del caso. Il tutto senza dimenticarsi, ragazzi, che la procedura è andare dentro impostazioni, attivazione, cambia codice product key, copiate il codice che vi mandano, incollate e via andare che Windows è attivato. Guarda che bei tartufi secchi, ma che cosa saranno mai? Comunque, boh, non si capisce se è ruggine o se è uno schifo, che c'è guano, non lo so. Comunque, l'alimentatore è molto bello della ProSource, il primo che andremo a testare, sempre se si accende, perché sembra che sia stato bagnato, non lo so. Comunque, vediamo che è un design antichissimo a rail minori potenti, con 3, 5 volt di alta potenza e 12 volt. Con solo 17 ampere per un 350 watt di output massimo, che mi sembra abbastanza ottimistico. Cerco di mettere a fuoco un po' tutto e spero che la cosa in questo caso non sia a doppio senso, perché il livello sembra veramente pericoloso. Sono un po' spaventato a usare questo aggeggio, cioè, però se mi tocca, mi tocca, non saprei che fare. Qui sembra neanche così sfasato, no, beh, sfasato è sfasato, non più di tanti che abbiamo visto, ecco, quantomeno, per quanto sia sfasato, non molto, sinceramente, più che altro che qua siamo a carico zero, così, se gli metto carico, non so cosa può capitare, ecco, 100 watts, e possiamo vedere l'onda matta che è venuta fuori. Di qui, scusate, ma ecco, questo che cosa sarà? Una specie di, vediamo, andiamo a vedere. Un 5 USB che non si capisce che cacchio sia. Ah, beh, perché poi c'è l'ondona nascosta. Poi l'ampiezza non è tanto grande, per quello. Però era bella la forma. Questo è quello a bassa frequenza e questo è quello a alta frequenza. Bello, quasi da manuale, direi. Questo è il 3,3 volt e questo è il 12 volt che è saltato su mica male, anche se non a livelli pericolosi, diciamo che 60 millivolt su questo coso qui è quasi una garanzia. Regolazione mettendo tutto carico alle rail minori è molto molto migliorata, ovviamente è sempre così con questi alimentatori vecchissimi. Io ho messo tutto il carico che potevo sulle rail minori e 100 watt sulla 12 volte o 220 watt alla presa. Già io da questo affare indegno non so come faccio a fidarmi a chiederglieli, ma visto che sono un pazzo scatenato, continuerò a salire. Se ne tiene 50, magari ne terrà anche altri 100. Li ha tenuti e li tiene anche in modo egregio, quasi mi verrebbe da dire, cioè non è proprio così malvagio. Nonostante il fungo che gli è cresciuto sopra, che è un pochino, diciamo, allarmante, ci sta comunque, cioè, ho visto anche di peggio. Si è spento? No.
Cosa ho mosso? Ah, no, ho sbagliato io. Ecco, siamo a 11 volte 6. Ok. Proseguiamo in modo spietaterrimo. Ma sì, qui adesso il Ripple è arrivato a livelli un po' più aggressivi. 160 millivolt su 12 volt. Aumento ancora. E qui si è spento. Non ce l'ha fatta. Il carico è troppo così. Però si riaccende, non si è rotto. Dovremmo vedere se dopo un po' si rompe. Sinceramente pensavo anche molto peggio, io sento arrivare da questo alimentatore quello che definirei odore di cadaveri, ma letteralmente, probabilmente c'è la polvere di 400 anni di inutilizzo depositata all'interno che io sto scaldando alla grandissima e facendo un odore terrificante. Là io vedo che stiamo praticamente prendendo 430 watt alla presa, vedo che la potenza è in salita costante, nonostante non stiamo toccando il carico, quindi ho buone speranze che salti tutto per aria, forse prima o poi. 432, 433, sale di un watt ogni 5 secondi, 434, se fa così è un brutto segno, nel senso è un buon segno per noi che lo vogliamo vedere saltare per aria, però aspettiamo. Sta salendo adesso la potenza assorbita di un watt al secondo, il che non è normalissimo, e sente puzza di bruciato. Sta salendo di 5 watt al secondo, esplode! Eccolo che è arrivato! 5 watt al secondo, esplode! Il primo ci fa contenti, con l'odore di morte. Che ora sto respirando finalmente, che bello. Raga, questo sarebbe stato veramente bello avere una doppia telecamera, perché mentre io inquadravo l'alimentatore che sta per esplodere, vedevo il misuratore di potenza, del quale ho incredibilmente trovato una modalità più bella da usare così a caso, cioè vedevo 460, 462, 465, 470, 475 fino ad arrivare a 500 e poi esploso. Cioè, è stato bellissimo vedere proprio come se ne stava andando via l'efficienza elettrica, perché qualcosa stava per saltare, infatti poi è saltato. Veramente molto figo. Vediamo cosa c'è dentro. Vabbè, design antiquatissimo, questo è uno dei classici group regulator che si vedevano tanto anche il secolo scorso, con tantissima componentistica resistenzine, componentistica discreta. Ci sono dei condensatori TK, MK, che cacchio sono MK, mai visti al primario, messi ovviamente in serie e non in parallelo, altrimenti che cacchio facciamo qua, i ricchi. Poi vabbè, parte di filtro abbastanza ridicola qui, visto che manca tanta roba, vedo qualcosina qui sul PCB, ma non molto, è deficitario, ma ce lo potevamo aspettare, cioè il resto non è che c'è molto da dire, è un bel cadavere di 20 anni fa, questo non so se c'è scritto l'annata, comunque roba tipo 2002-2003, sì, ci avrà 20 anni e finalmente gli abbiamo posto una fine alle sue sofferenze, come giusto che sia. Il secondo pregiato ospite della giornata è questo Alpi Technology da 600 watt, niente meno, rail minori molto alte con 32 ampere su 3,3, 42 ampere su 5 volt, che ragazzi sto coso pesa forse 3 etti, 20 ampere su 12 volt che sarebbero 320 watt e un bel talloncino, una bella etichetta che dice che è del dicembre 2008, quindi anche lui c'ha i suoi bei 15 anni, anche qui abbiamo un design con la ventola che butta fuori da dietro, il che a me non è mai dispiaciuto particolarmente, a parte che fanno un po' più rumore, ma tutto sommato perché no. A un certo punto pensavo non ci fosse neppure il cavo ATX 4 pin, invece c'è. Si accende e funziona, incredibile, e anche questo già è un successo. Vediamo che l'operatività sembrerebbe corretta per quanto riguarda le tensioni, quantomeno basilarmente va, diciamo che va. Proviamo a metterci un po' di carico, qui già c'è già un
un 3,3 volte era attivo, ma il mazzo ho attaccato un 5, è salito un po' tutto di là, però va bene, va bene, nel complesso va bene. In cui vediamo cosa c'è, un 3,3 volte un po' improbabile a 80-90 millivolt di ripple, già così non sto a farvelo vedere più da vicino, tanto vabbè, è quello, e 12 volte incredibilmente soppresso con un disturbo davvero minimo. Ma il disturbo minimo durerà dopo che farò così? Sì, in effetti non è stranamente ben soppresso. Guardate che soppressione ha questo qui sul 12 a 5-10 millivolt, vediamo che ha, insomma, pensavo meglio perché poi c'era l'onda nascosta. Comunque 40-50 millivolt non è nulla di cui lamentarsi su un aborto del genere, che cavolo. Guardate invece, per esempio, se vado sul 3,3 volt cosa otteniamo, ecco, già un po' meno bene, so che dovrebbe anche essere più bassa, invece ben più alta, 5 USB idem, e 5 volt normale, un pochino meno ma non bellissima. Beh, ci sta, tutto a posto, e proseguiamo. Il power factor di 0,625 suggerisce che non c'è correzione del power factor. Proseguiamo con questo orrendo test e saliamo di potenza. Salendo di potenza abbiamo 177 watt su 12 volt e 11,53. Ai ai ai, aumenterei le rail minori visto che questo alimentatore sicuramente regredisce molto. Appena ho messo potenza su 5 USB si è spento, non ho capito bene il perché, ci riproverei. Non lo gradisce, non è molto normale la cosa, ma oltretutto l'oscilloscopio, che cazzo è successo? L'ho riacceso e ha fatto uno strano sfrigolo. 5 USB decisamente non gli va a genio. Ok, facciamo come vuoi tu. Questo 50 in più non lo regge molto, quindi direi che siamo più o meno già arrivati. Se non regge 50 non regge nemmeno 100, ovviamente. Proviamo così, e così dovrebbe tenere, mi tiene, ma no, decisamente è protetto e non tollera tutta questa potenza. Potrei abbassare uno di qui, vedere se mi lo tiene, ecco, così lo regge, proprio così al massimo possibile a cui può reggere, e mi dice 346 watt alla presa, e sicuramente l'efficienza non è molto alta, quindi direi che 600 watt erano proprio inventati, ma non di sana pianta, di più. Nuovamente odore di cadavere si sviluppa nel mio studio, è molto bello. Riesco a aumentare un po' il 3,3, il 5 non credo, invece sì, ce l'ho fatta. Così siamo proprio sparati a palla, che più di così non si può. 406 watt alla presa. Il ripple è diventato parecchio più grossolano adesso, su un più 12, 20, 40, 60, 150 millivolt pieni. Andiamo a vedere, che è molto bello da vedere questo, c'è proprio la gradinone, e dopodiché mi concentrerei su di lui a vedere se forse farà come l'altro. Io un certo aumento di potenza lo sto vedendo. Ovviamente io non tocco più i carichi, e potete vedere che cosa sta facendo, come l'altro molto più velocemente saliva, questo piano piano, però chissà. Qui la salita è lentissima della potenza che vedo di là dal consumometro, però chissà, magari prima o poi salta. Si è silenziosamente fermato, si è fermato silenziosamente e non dà più segni di vita, perfetto, è morto, ha trovato anche lui la pace, niente, non dice più nulla, questo è morto in silenzio,
Ci sta, non possono fare tutti bordello. Se fa un po' fresco come stasera, diciamo che come scaldamani è ottimo. E anche i fili niente male, visto che poi alla fine qua posso usare solo questi come fili per assorbire potenza. Possiamo vedere brevemente cosa c'è dentro. E beh, questo qua dai, rispetto all'altro già è più bastardo dentro, cioè vedi che comunque si assomiglia, ma queste alette ultra roventi, tutte bucherellate, ci danno sempre tantissimi bei ricordi, e soprattutto l'urlo di Cheng terrorizza anche l'Occidente, ragazzi, questi non potevano mancare. Ecco la bontà del ponte di diodi, fantastico ponte raddrizzatore fatto così. Che dire, fatto di merda, filtrato di merda, d'altronde anche 15 anni fa, come adesso, se compravi una schifezza, avevi una schifezza, ed è giusto così. Bravo il nostro Alpi Technology, ce lo vogliamo ricordare così, fatto a pezzi, e con questo direi che i primi due ce li siamo smazzati. A presto, dicevo, per il continuo poi di tutto questo abominio. Ci sono anche dei grandi nomi, è tutta roba di alto livello.